Impossibile, non era piccolo, quello grande. Quel leone, quel leone. Era folle per prendere i fiori. E i tifosi erano abituati ormai che quando facevo gol ci eravamo messi d'accordo che io dovevo partire. Dove ero? Devo partire per andare su. Allora è brutto, qualche volta facevo anche dall'altra parte. Ecco, qui il secatello è un disastro. Comunque questo è una cosa che mi viene alla mente perché oltre a questa visione di questa fotografia bellissima, però non c'è il cagnolino. Vado là a ritirare quello che riuscivo a darmi e me ne mettevo il mio amico e mi riportavo quando andavo a casa. Arrivo là per caricare in macchina, c'era un cestino, c'è dentro un cane lungo, piccolino. Ho detto, guarda, regaliamo un cane, come cane? È un cane che però ha avuto un Ringo, una brutta fine, Ringo, perché quando poi l'ho portato a casa, dicevo come, chi arrivava a trovarmi e andava dietro e gli morsicava sempre i polpacci. Allora ho dovuto portarlo via perché era diventato un pericoloso, tra l'altro. Era il Busiello della Roccia. Busiello arrivava i cani all'infermetto. Doberman e lupo e pastore. E dormiva Narlo. Io lo so perché non ha avuto un uscito. Ha cercato casa, si è messo due anni e non l'ha trovato. No, era un gruppo comunque, era un gruppo. Cioè io già facevo parte degli anziani perché sono arrivato, avevo 27 anni, non è che deve essere. Era un gruppo veramente, quello lì è stato perfetto in tutti i sensi, l'allenatore che era bravissimo, è riuscita dopo un avvio veramente brutto a metterci sulla strada di come dovevamo giocare, che per lui era possesso di palla. Sì, ma io la palla non la prendo mai, non la dammi mai, che devo fare? No, palla a noi, non è pericoloso l'avversario, mi diceva. No, e lui mi faceva arrabbiare sempre di più. Dunque è stata una bella avventura che ci si ricorda, perché quelle cose belle, credo che è un piacere vedere ogni volta le persone che allora eravamo tutti con dei bei capelli, ondulati, tutti così, ci troviamo ancora qui dopo tanti anni. Abbiamo fatto qualcosa, abbiamo accontentato qualcosa, soprattutto noi, perché ci hanno aiutato. Pubblico come qui, io ho girato poche squadre, però anche a livello del Milan, la vivi perché è vero, ho vinto tutto, però qui ho vinto tutto in una maniera, però è stata, nel mio cuore rimane una coppa che me la sono inventata io, perché credo che quell'anno lì ho vissuto un'annata veramente, e avevo che mi chiamavano per andare a ristorare. Al ristorante alla sera erano 4-5, non sapevo mai quale scegliere perché poi magari si offendeva. Cioè, Roma è anche pericolosa, però nel senso che ti può facilmente, anche se sono ragazzi giovani che possono essere in due strade, è una città che ti può far male, però credo che se tu dai tutto quello che ti senti nelle partite, conquisti, piano piano conquisti, riesci a creare un rapporto con i tifosi che in nessun paese che io ho giocato ho visto che ci possono essere.